bentornati nella mia cucina. Oggi non sono al massimo delle mie forze, infatti molti di voi lo noteranno perché non sono particolarmente truccata, non ho un bel aspetto. Mi è venuto un herpes pazzesco e quindi stavo per non registrarvi questa ricettina, ma no, deve uscire la ricetta dolce, la vostra preferita della settimana, e vi darò un'anticipazione. Se non, anzi, più che un'anticipazione, visto questo video lo vedrete dopo, se non l'avete visto, visto che in tantissimi me l'avete richiesto, ma so che alcuni di voi lavorano, quindi non sono sempre a guardare i video, e iscrivetevi così prima di tutto vi arriva la notifica ogni volta che pubblico, ma sul canale c'è la ricetta della mia pizza, quindi in tanti me l'avete chiesto, finalmente ve l'ho fatto, se non l'avete visto andatevelo a vedere. Oggi invece ricettina dolce, ricettina super golosa con un ingrediente particolare, quindi l'ingrediente è questo. Indovinate che cosa sto per fare, l'avrete letto dal titolo. Faccio una torta dolce alle zucchine. Può essere considerato un pane dolce alle zucchine, una torta dolce alle zucchine, insomma, è al cioccolato, quindi questa è la cosa importante. Le zucchine non si sentiranno, quindi è un modo carino per farle mangiare ai vostri bimbi se non le mangiano. Che cosa ci servirà? Vi faccio vedere gli ingredienti e poi iniziamo subito a prepararlo. Avrete bisogno di farina normale con lievito, sale, pumpkin spice mix e un pochino di bicarbonato, del cacao in polvere amaro mi raccomando, zucchine semplicemente grattugiate a julienne e un po' strizzate dall'acqua, olio di semi di mais o di girasole, dello zucchero, potete usare anche quello di canna ma vi consiglio di usare quello normale, due uova e del cioccolato. Io qui ho sminuzzato molto grossolanamente del cioccolato fondente, del cioccolato al latte che non si vede perché sotto, e del cioccolato bianco per dare un po' di mix. Poi vi occorrerà uno stampo di questo tipo, inteso con questa forma, ve lo consiglio. Io l'ho imburrato e infarinato, voi se l'avete in silicone e siete abituati con quello, va benissimo. Quindi insomma, niente cose particolari, come al solito è una ricettina velocissima. La prima cosa che facciamo è setacciare insieme tutti questi ingredienti. Quindi prima di tutto gli do una veloce mescolata e poi setaccio tutto con il mio solito passino setaccino. È importante setacciare anche se gli ingredienti vi sembrano perfetti, perché ad esempio il cacao a me sembrava perfetto, ma guardate quanti grumi. Quindi con il passino semplicemente voi, io lo chiamo passino ma in realtà è un, non lo so, un setaccio, li schiacciate. Se avete una spatolina vi consiglio di acquistarne una, se non l'avete si trovano da IKEA e costano pochissimo. IKEA non mi paga per dirvelo, ma ormai lo sapete che io... cioè, probabilmente questa leccapentola è stato l'investimento migliore, che poi non è stato un investimento perché me l'hanno regalata, quindi insomma, a posto, è stato il regalo più azzeccato del mondo. Metto da parte il mio passino, non mi servirà più, do un'ultima mescolata e come vedete adesso è tutto perfetto e senza grumi. Questo lo metto un attimino da parte e mi occupo degli altri ingredienti. Quindi per prima cosa metto in una ciotola l'olio di semi, non preoccupatevi se la ciotola è sporca, qui cerchiamo di ottimizzare. Olio di semi, uova, due uova intere e lo zucchero. Questo dobbiamo mescolarlo. Ultimamente, ragazzi, non so perché mi vengono tutti i termini in inglese che non c'entrano niente ed è un problema. Quindi io per prima cosa con questa vi consiglio una bella frusta, e questa anche IKEA, quindi ormai potrebbero tranquillamente sponsorizzare il video perché è quasi tutto di IKEA. Fantastico. Allora, mescolate prima le uova, perché saranno quelle che faranno un po' più fatica, vedete, ad unirsi all'olio, ma in generale con l'olio si fa sempre fatica, quindi munitevi di... ah, una cosa importante, munitevi di pazienza e mescolate, ma cosa importantissima, preriscaldate il forno, statico, 180 gradi, mi raccomando, così è bello caldo, visto che alla fine è già quasi pronta, guardate qui. Vedete, con un pochino, cioè qualche secondo, l'ho fatto in diretta con voi, quindi insomma avete visto che ci ho messo pochissimo. Mettiamo tutto lo zucchero e lavoriamo finché il composto non diventa bello spumoso. Perfetto, ci siamo. Il composto ha la consistenza giusta, non è importante che i grumi si siano completamente asciugati, insomma, asciugati, si siano sciolti i grumi, i chicchi. Lo zucchero, ce la posso fare ragazzi? Vabbè, io non taglierò niente di tutto ciò perché a voi piace, vi divertite a vedermi così, quindi in queste condizioni io sono casereccia esattamente come voi, quindi imbranate all'ascolto, siamo tutti sulla stessa barca. Perfetto, a questo punto, questo è il composto, diciamo, liquido. Aggiungo qui direttamente, dov'è? Perfetto, tutte le zucchine, che comunque rilasceranno un po' d'acqua perché le ho strizzate, ma le zucchine ne sono davvero ricche, quindi insomma non è facile. Tra l'altro, quando le strizzate potete anche non buttarlo il succo delle zucchine, perché c'è un modo carino per utilizzarlo, ovvero
essendo un succo, se voi preparate un centrifugato o anche con la verdura, eccetera, se lo mettete da componente liquida e lì ci sono un sacco di vitamine, quindi insomma, se vi va, potete anche riutilizzarlo. Mescolo un attimino, giusto leggermente, le mie zucchine, così si amalgamano bene. Se siete un po' scettici, dategli una chance, perché anche se ci sono le zucchine non si sentono. È un po' come la torta con i fagioli. Non so se l'avete mai sentita nominare, è la prima volta che l'ho vista. Ansia, la torta con i fagioli invece era buonissima. Quindi prendo invece i secchi e inizio ad amalgamarli pian piano, non troppo piano, al composto. Quindi gli do una bella mescolata. Ora che le zucchine e anche il composto secco, diciamo, sono belli amalgamati, aggiungo il mio cioccolato. Una cosa che non ho fatto, ma che posso fare rapidamente anche in diretta con voi: quando aggiungete le gocce di cioccolato o i pezzetti di cioccolato, la frutta secca e tutto il resto, metteteci sempre un pochino di farina, perché staranno meglio amalgamati all'interno dell'impasto, quindi stanno più sospesi, diciamo. Gli do una mossa leggera giusto per infarinarli. Poi in realtà vanno comunque sul fondo, ma ci vanno di meno, quindi non preoccupatevi se lo fate e vi finiscono comunque sul fondo. Ovviamente essendo pesanti tendono a cadere, ma insomma non è un problema. Aggiungo tutto. Ecco, magari quando io poi qui sotto vi do tutte le dosi precise, mettete magari, che ne so, un cucchiaio meno di farina, dosatelo, poi prendete un cucchiaio e lo mettete da parte per fare questo lavoro qui. Gli do un'ultima mescolata giusto per amalgamare il cioccolato a pezzetti. Io ho scelto di usare tutti e tre i tipi di cioccolato, ma se vi piace potete anche mettere solo il fondente o solo il latte, insomma in base alle vostre preferenze. Non è neanche necessario metterlo, quindi potete anche saltare il passaggio e provare con della frutta secca, insomma le vostre variazioni sono sempre gradite, quindi nel caso se le provate fatemelo sapere qui sotto con i commentini, sempre bello vedere che cosa sperimentate voi. L'impasto ha una faccia bellissima e sì, scrive, lasciatemi un bel like se anche voi siete del gruppo gli impasti hanno una faccia, le torte hanno una faccia, i piatti hanno una faccia. Io dico sempre così, ormai è abitudine. Oggi sono chiacchierina, quindi dovete sopportarmi un pochino. Metto tutto il composto all'interno del mio stampo infarinato, imburrato. Il forno, mi raccomando, preriscaldato, 175-180 gradi, anche in base alla potenza del vostro. Metto tutto l'impasto. Ho messo nello stampo tutto. Se lo stampo fosse stato un pelino più basso, meglio, voi dosatevi, insomma regolatevi un attimino con lo stampo, non riempitelo tutto, più o meno questa dimensione. Dategli una bella scossa così le bolle d'aria vengono in superficie, così, in questo modo vedete che si sono formati dei pallini, in alcuni punti se ne sono già andati, comunque questa è la situazione. Questo è, lo risistemiamo perché si è sformato, in forno circa 55-60 minuti, insomma fate un'oretta. Prova stecchino vale sempre, quindi se lo stecchino esce non uscirà proprio asciutto asciutto, perché c'è la zucchina che comunque un pochino bagnato lascerà l'impasto, però lascerà un pochino bagnato l'impasto, oggi non so parlare. Voi tirate fuori lo stecchino, se non c'è impasto attaccato va bene, se è un po' umido va bene lo stesso, quindi la assaggiamo insieme. Mi raccomando, fatela raffreddare completamente prima di servirla. La torta è uscita dal forno, è ancora molto calda, quindi non la potrò assaggiare con voi purtroppo, anche perché è tipo mezzanotte, quindi direi che non è il caso di metterci a farlo. Adesso la faccio raffreddare tutta la notte e domani mattina me la mangio a colazione, quindi la troverete nel prossimo What I Eat in a Day. Una piccola precisazione, ecco appunto, lasciatela raffreddare completamente, quindi se è tiepida non va bene, lasciatela proprio freddare, quindi anche tutta la notte senza problemi. Questa si mantiene abbastanza morbida, essendoci dentro le zucchine, anche per qualche giorno. Probabilmente, io adesso non lo vedo, però è stata la prima cosa che mi ha detto Giovanni, quindi magari la dico anche a voi nel caso in cui vi dovesse venire il dubbio. Dalla videocamera probabilmente vi sembrerà molto scura e quando la togliete dal forno avrà l'aspetto di una torta bruciata, nel senso che essendoci dentro proprio il cacao, il cioccolato fondente, ma quello non è tanto, è proprio il cacao, gli dà un colore molto molto scuro, e quindi quando la tirate fuori, un po' come succede con i muffin, anche con i brownies in realtà, è molto molto scura. Quindi adesso io non lo so con le luci, però se guardate sopra, tipo questo lato, che è come la vedete voi, adesso io ci ho messo lo zucchero a velo, ma qua sopra è molto molto nera. Se voi invece guardate il bordo, secondo me si nota, adesso io non lo so, però si vede che è un attimino più chiara. E quindi non vi preoccupate, non vi spaventate, Giovanni si è spaventato molto, ma arginata la crisi, è così che deve uscire, è buonissima, quindi provatela.
pollici in su se la ricetta vi è piaciuta e soprattutto se siete anche voi del team le torte hanno una faccia e questa ha una bellissima faccia, infatti vorrei mangiarmela ora ma aspetterò. Gli ingredienti sono qui sotto nell'info box, come sempre trovate il link anche al blog con la ricetta completa dove ci sarà anche la foto della fetta tagliata. Seguite il Wateltina Day prossimo perché ci sarà sicuramente una colazione con questa torta, se non una colazione una merenda, adesso vediamo un pochino come va domani. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo con la prossima video ricetta. Ciao!